Dio ti ha dato giustizia. We don't have to try to be righteous. Però non dobbiamo cercare di essere giusti. We need a revelation of God's word. Noi abbiamo bisogno della rivelazione della parola di Dio. That will reveal to us we are righteous. Per capire che noi siamo giusti. We don't have to try to be holy. Non dobbiamo cercare di sembrare santi. We are holy. Noi siamo santi. This is very difficult for the Adam man to understand. E questo è molto difficile da capire per l'uomo adamico. This is why we must have a revelation. E questo è per questa ragione che noi abbiamo bisogno della rivelazione. I cried out long ago. Io ho gridato molto tempo fa. God, open my eyes. Dio, apri i miei occhi. I know that there's something precious within my being. Io so che c'è qualche cosa di prezioso dentro di me. And so I just learned that life and death are in the power of the tongue. Allora io ho capito che il potere della vita e della morte era nel nostro parlare. There is a great move across the earth today. C'è un grande movimento sulla terra oggi. Our ministry today is in about 73 countries of the world. Il nostro ministero oggi è in 73 paesi nel mondo. And as people learn, e la gente impara, that they have everything that they need already deposited within them. E quello che segnala è che la gente tutto quello che hanno bisogno è già depositato dentro di loro. They come alive in the power of the Spirit. E che loro possono vivere nel potere dello Spirito. I tried for about 13 years to live a good Christian life. Cercato da 13 anni di vivere una buona vita. I would wake up in the morning and I would say, God help me live a good life today. Mi svegliavo la mattina e dicevo, Signore, aiutami a vivere una vita buona oggi. And I never did. Non sono mai riuscito. Because I was asking amiss. Perché chiedevo qualcosa che è sbagliata. Because God knew that life was already in me. Perché Dio sapeva che la vita era già dentro di me. I just needed to believe some scriptures. Io quello che avevo bisogno era di credere nella scrittura. I needed to believe the truth. Io avevo bisogno di credere nella verità. That Jesus really was in me. Che Gesù era veramente dentro di me. It's no longer just something I know with my mind. Non qualcosa che conoscevo solo nella mia testa. But he really does live in me. Ma lui veramente vive dentro di me. And he's coming alive in his people all over the world today. E lui diventa vivo in molte persone intorno alla terra. And we're learning to minister people by life rather than by law. E quello che noi facciamo è ministrare alla gente di vivere nella vita, non vivere nella legge. You see, I could tell you all day long how sinful you are. Io ti potrei dire tutto il giorno di quanto sei peccatore. I could tell you the bad habits in your life. Io potrei dirti di tutte le tue brutte abitudini. I could tell you you need to change your life. Io potrei dirti che tu hai bisogno di cambiare la tua vita. I promise you that won't help you. Io ti posso garantire che questo non ti aiuterà. But if I can help you understand that you have another life. Ma se io ti aiuto a capire che tu hai una vita. And that is the life that will rise up in you. E che questa vita è una vita che cresce dentro di te, che può crescere dentro di te. That life always pleases God. Questa vita sempre farà piacere a Dio. That life will not judge by good and evil. Questa vita non giudicherà il bene e il male. That life just knows love. Questa l'unica cosa che questa vita conosce è l'amore. Forgiveness. Perdono. Redemption. Redenzione. So we're learning to minister life. Così dobbiamo imparare a ministrare vita. And not sin. E non peccato. If you preach sin, se tu predichi del peccato, and you preach against sin, e predichi contro il peccato, you will raise up sin in your church. Tu quello che farai crescere è il peccato nella tua chiesa. If you preach Jesus, se tu predichi Gesù,
You preach redemption. E predichi la redenzione. You preach forgiveness. E predichi perdono. You will rise up. Tu farai crescere the life of God. La vita di Dio. So I hope you'll come and join us later on this week. What, Wednesday? Allora spero che voi potete venire mercoledì. And Friday. E venerdì. I believe Wednesday is a men's meeting. Allora, I would like to see everybody. Allora mercoledì credo che sia la giornata, la serata degli uomini, ma spero di vedervi tutti. Everybody needs tutti. To be. Perché tutti hanno bisogno. Together. E hanno bisogno di stare insieme. I am so blessed. Sono così benedetto. To be among you this morning. Di essere con voi questa mattina. My heart is so full. Ma il mio cuore è così pieno. To just to be in the family. Di essere nella famiglia. The life of God knows no strangers. La vita di Dio che non conosce straniero. Before you were even formed in the womb, he knew you. Prima ancora che tu fossi formato nel grembo, he has a plan and a purpose for each of us. Lui aveva un piano e un per ognuno di noi. We haven't really known that. Noi non conosciamo questo, non abbiamo ancora realizzato questo. But I'll share more later. Ma vi parlerò ancora di questo più avanti. Amen. Amen. Does anybody need prayer? C'è qualcuno che ha bisogno di preghiera? Let me pray for all of you. Father, I thank you for your family. Padre, ti ringrazio per la tua famiglia. And Father, I pray that the words that were spoken this morning. E Signore, ti prego per la parola che è stata predicata questa mattina. Lord, I know they will enter into the hearts. Signore, io so che può entrare nella profondità del cuore. Because your words are as seeds. Perché la tua parola è un seme. And words spoken by your spirit. E la parola è parlata per il tuo spirito. Enter into the hearts of men and women. Entra nel cuore degli uomini e delle donne. And those seeds will take root. E questo seme possa prendere, possa entrare nel terreno. Those seeds, fare radici. Those seeds will grow. E questa seme crescerà. And Father, I thank you that you bless this people. E grazie Padre perché tu benedici queste persone. I thank you that you bless this assembly. E grazie perché tu benedici questa assemblea. I thank you that we are corporately the body of Christ. E grazie perché noi siamo un corpo, siamo il corpo di Cristo. And Father, make us all very much aware. E Signore, fai che possiamo essere that we are your body on the earth. Perché noi siamo il tuo corpo sulla terra. And as your body on the earth. E come il tuo corpo sulla terra. Lord, we have the authority of your word. Noi abbiamo l'autorità della tua parola. That we can speak life and healing. Thank you.